6 paesi europei. Riguarda sostanzialmente l'utilizzo del legno da bosco per la produzione di energia sia termica che elettrica. È un'iniziativa ovviamente dell'Università, ovviamente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura del Dipartimento Foreste. Per quanto ci riguarda invece complessivamente come area interna è un'occasione, è un punto di partenza su ciò che riguarda il patto dei sindaci per l'alimentazione di centrale a legno con produzione di energia termica e non solo con legna da potatura, e al tempo stesso anche immaginare un bosco produttivo che produce risorse finanziarie per poter mantenere inalterato il numero di giornate lavorative degli operai della foresta. Entra nel progetto Proforbiomet in quanto ente gestore di tutti i boschi pubblici demaniali della regione siciliana, e quindi diciamo come principale produttore di scarti legnosi, scarti forestali che vengono dalle normali operazioni di gestione che annualmente il Dipartimento compie per coltivare e garantire diciamo la durabilità e quindi la sostenibilità dei boschi. Abbiamo il problema dello smaltimento di tutte questi residui forestali, soprattutto da tagli di radamento, da tagli di avvio alla rinaturalizzazione e dalle spaccature, e per tali motivi siamo piombati, abbiamo costruito insieme agli altri partner la proposta di questo progetto europeo sul programma MET 2007-2013, che promuove l'utilizzo della biomassa forestale residuale di scarto e che sicuramente darà valore economico a un prodotto che oggi è uno scarto. E quindi c'è una convenzione a tal proposito tra il Dipartimento Foreste e il Comune? Assolutamente no, non c'è, non ci può essere, ma probabilmente ci sarà, perché una volta appunto concluso, stabilite le regole del come e quando utilizzare la biomassa forestale residuale di scarto, ovviamente ciascun comune potrà chiedere all'ente pubblico gestore di poter utilizzare i residui forestali ricadenti nell'ambito del proprio territorio comunale per la costruzione, la progettazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e calore.